Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi in questo video tutorial vedremo come sostituire la batteria del nostro spazzolino elettrico Oral-B Vitality. Nel mio caso specifico sto sostituendo la batteria dopo 10 anni di vita. Quindi vediamo come si fa. Ho acquistato la batteria su Amazon, poi vi lascerò il link come al solito in descrizione. Al prezzo di, ne ho comprate due, non si sa mai, al prezzo di 6,35 euro. Ho preso una batteria maggiorata rispetto a quella originale, quindi più grande come amperaggio, che fa in maniera tale che durerà di più la carica. Quindi ho preso una batteria di tipo AA di 2600 mAh. Allora, vediamo come smontarlo. Allora, lasciamo la base di lato e praticamente togliamo lo spazzolino di sopra. Allora, prendiamo una pinza a becchi tipo questa e dobbiamo girare leggermente anti-orario, come un 3-4 mm. Quindi giriamo in questo modo, dopodiché lui si solleverà in automatico. Una volta aperto il coperchio, dobbiamo uscire tutto quello che è il circuito, compresa la batteria. Quindi sempre con la solita pinza, piano piano, sfiliamo via tutta la parte circuitale e la parte meccanica. Quindi questo lo possiamo mettere di lato. E qui abbiamo il circuito, il motorino e la batteria che si trova qua sotto. Questo è l'anello magnetico di ricarica, dove quando una volta appoggiato sulla base di ricarica, per induzione si ricaricherà la batteria. Quindi ora dobbiamo aprire questo coperchietto qui e uscire la batteria che è a saldare, quindi con le linguette, e sostituirla con quella nuova. Per sostituire la batteria dobbiamo staccare il circuito dal motorino, quindi dobbiamo dapprima desaldare questi due piedini, che sono i piedini che alimentano il motorino, e poi per staccare la batteria dovremmo desaldare questo piedino qui, che è il positivo, e questo piedino qui, che è il negativo. Quindi con un saldatore dobbiamo desaldare il motorino. Una volta dissaldati i tre pin che tenevano il circuito collegato al motorino, quindi 1, 2 e 3, possiamo sfilare la batteria. Quindi mettiamo da parte questo e questo, qui abbiamo la batteria. Ora andremo a dissaldare per l'appunto la batteria, quindi attraverso questo qui che è il positivo e questo che è il negativo. Quindi abbiamo staccato la batteria, negativo era dietro e il positivo è davanti. Una volta presa la batteria nuova dovremmo mettere il positivo qui e il negativo dietro.
Quindi il positivo entrerà all'interno del buco sul circuito stampato, se non entrerà si può tagliare la lamella così come ho fatto io per poterla far entrare, mentre il negativo va solamente a saldare nella parte posteriore. Saldata la batteria, quindi il negativo e il positivo, dovremmo rimettere il circuito attaccato sulla parte del motorino. Qui taglieremo quello che è in eccesso. Accertatevi di non rompere i due filamentini della bobina che caricheranno poi la batteria. Se eventualmente sono staccati, risaldatele per come erano prima, quindi uno sulla destra e uno sulla sinistra, per come sono qui. Prendiamo il circuito e ora riuniremo il tutto. Una volta entrato dobbiamo far rientrare nella sete i tre pin che collegavano il motorino al circuito stampato. Aiutatemi magari con un cacciavite per centrare il tutto. Consiglio praticamente di saldare il lato del positivo dopo, altrimenti non avremo lo spazio necessario per poter far entrare i tre pin del motorino. Infatti io l'ho disaldato e ora proveremo a entrare tutto insieme. Sono entrati tutti e tre nel loro alloggio, nella loro sete, e ora li saldiamo. Saldati i tre pin del motorino e quello della batteria, il positivo della batteria, rimontiamo tutto e vediamo se funziona. Proviamo il pulsante on e off, sembra funzionare. Per entrare alla testina dovremmo fare l'inversione inversa di quello che abbiamo fatto quando abbiamo smontato, quindi dobbiamo mettere già in posizione non centrata, quindi la parte davanti con diciamo allineata con i pulsanti, ma leggermente girata in senso ondorario di un 3-4 mm. Poi premeremo e gireremo. Una volta incastrato e quindi chiuso il tutto, dobbiamo rimettere il nostro spazzolino elettrico sulla base, attendere che ricarichi la batteria e provare se funziona. In teoria dovrebbe funzionare. Come al solito, se questo tutorial vi è stato utile, lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video. Ciao e alla prossima! We'll be right back.